Buona giornata! Anche oggi una nuova puntata di Mindfulness per principianti di Jon Kabat-Zinn. Perché oggi vi voglio dire una cosa fondamentale. Mindfulness non è solo una pratica yoga, una pratica che ha a che fare con queste cose qui, ma è una pratica molto scientifica. Perché il capitolo di oggi si chiama Il radicamento nella scienza. Ricordo di sfuggita, se non lo si sapesse già, che la mindfulness e le sue applicazioni nel campo della salute e della cura delle malattie sono oggetto di un numero sempre crescente di studi e scoperte da più di 30 anni, da quando cioè è stata fondata la Clinica per la riduzione dello stress ed è stato messo a punto nel 1979, quindi un po' di tempo fa, il programma MBSR presso il Medical Center dell'Università del Massachusetts. Il programma di mindfulness proposto nel formato del programma MBSR Milano-Bologna-Savona-Roma, gli interventi correlati si sono dimostrati essere altamente efficaci nel ridurre lo stress e l'entità di problemi medici connessi con lo stress, come l'ansia, il panico e la depressione, nell'aiutare le persone a trovare delle modalità di vita più adeguate e piene, pur soffrendo di dolori cronici, nell'elevare la qualità della vita di pazienti ammalati di cancro o di sclerosi multipla, nel ridurre il rischio di ricadute in persone che hanno gravi problemi di depressione. E questi sono solo alcuni dei riscontri clinici che provengono dalla letteratura scientifica. Il programma MBSR ha inoltre dato prova di poter determinare effetti positivi sul modo in cui il cervello elabora le informazioni negative in condizioni di stress, spostando l'attivazione dal versante destro a quello sinistro, in determinate aree della corteccia prefrontale, determinando così un maggior bilancio emotivo e inducendo modificazioni positive nel funzionamento del sistema immunitario, che sono correlate ai cambiamenti del cervello. Altri studi, inoltre, hanno mostrato come la corteccia cerebrale di persone che hanno fatto il corso MBSR risultino attivati dei circuiti neuronali che si stabiliscono quando si fa esperienza diretta del momento presente. Le persone che non hanno seguito un corso MBSR mostrano invece una minore attivazione di quei circuiti, mentre presentano una maggiore attivazione delle reti di neuroni che generano racconti sulle proprie esperienze. Questi riscontri ci permettono di affrontare che la pratica della mindfulness sviluppa un repertorio più vasto delle modalità di fare esperienza di noi stessi, fino ad influenzare il modo in cui ci raccontiamo storie sulla nostra esperienza, che possono trasfigurare o addirittura oscurare l'esperienza stessa, quindi quella del dolore, quindi quella della malattia o quella della situazione difficoltosa o di stress, appunto. Inoltre, è sempre più evidente come il corso MBSR determini cambiamenti strutturali nel cervello, aumentando lo spessore di certe aree, come l'ippocampo, che gioca un ruolo importantissimo nei processi di apprendimento e di memoria, oppure assottigliando altre aree come l'amigdala destra, una struttura del sistema limbico che regola le nostre reazioni basate sulla paura, come la capacità di percepire diversi tipi di pericoli, compresi gli impedimenti al raggiungimento dei nostri desideri. Quindi, cioè, mica cotica. Ci sono molti altri importanti riscontri nella ricerca sulla meditazione e il loro numero sta costantemente aumentando, giorno dopo giorno. Questo per dire appunto che non è semplicemente una cosa campata così, perché ci piace meditare, come a me mi piace meditare,
piace fare yoga, quindi ok. No, no, è proprio una cosa basata nella scienza, come vi ho detto. Ci sono modifiche appunto nel cervello che la meditazione porta a percepire in maniera diversa le cose, quindi in maniera migliore la realtà, in maniera meno opprimente, meno stressante, e comunque aumenta la creatività, la memoria. Quindi ragazzi, meditate, meditate, meditate. Daniele Paci, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona consapevolezza. Ciao.